Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo sempre qui al Modena Play 2021, siamo qui in fiera, ce l'abbiamo fatta, si è fatta. Siamo qui con Maurone, pochissimi di voi ancora lo conosceranno, perché non lo conosce, chi è Mauro Canavese? Sono uno molto grasso, e a parte questo sono... E ti chiede anche di mostrare la maglietta a questo punto. Esattamente. Comprate qualcosa, sono troppo grasso per OnlyFans. Tutto giusto, e sono un hobbista abbastanza veterano, appunto sono una 25ina d'anni che... Sono nel lobby, ho lavorato tanti anni in Games Workshop come responsabile eventi e da qualche anno gestisco il negozio di modellismo, fumetti e giochi di carte Galactus Ciampino. E ricordiamo, lo spedisce in tutta Italia. Che spedisce in Italia e nel mondo, visto che abbiamo spedito fin in Giappone. Ma perché lo dimentichi? Questa è una domanda personale, scusatemi. E fate ancora le aste online? Facciamo ancora le aste online, non lo facciamo da un po' perché non era il caso di unire troppe persone in una stanza, ne abbiamo fatte un paio appunto solo online. E sono venute anche abbastanza bene, le rifaremo probabilmente col periodo natalizio. Molto bene. Fiera di Modena, finalmente ci siamo, sì. Impressioni, com'è? Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino qui con le unghie e con i denti. Allora, decisamente, perché come dicevo... Si vede che ha dormito un sacco. Come dicevo a Francesco, ho vissuto questa fiera con abbastanza ansia, perché ho deciso di investirci un po', il mio stand è molto più grande dell'anno scorso, più gente, più materiale, eccetera. Più bits per tutti ragazzi. Tantissimi bits, ma ne parleremo di cosa facciamo lo stand. Ma nell'ultima settimana l'ho vissuto con l'ansia che causa Green Pass, Pink Pass, vaccini eccetera, la gente fosse poca e sono stato smentito al momento zero perché è pieno così di sotto, quindi evviva, viva la fiera di Modena, il play è la più bella fiera d'Italia con tutto l'amore per le altre, ma siamo super contenti di essere. Tra l'altro voci di corridoio ci dicono che sei l'unico warhammerista presente in fiera al momento. Dicono di sì, quindi se siete in fiera Modena, non so quando l'intervista verrà pubblicata, avete 3 giorni di tempo, passate allo stand, vi faremo dello sconto, se siete simpatici e o non siete paesiello. Soprattutto se non siete, se non siete paesiello. Previsioni per i prossimi giorni, avete in mente qualcosa, attività allo stand? Allora, lo stand per l'appunto la nostra attività principale è la vendita di bits, io ho infiniti bits prelevati dai miei vari eserciti, ho comprati perché in negozio c'è una grande compravendita di componenti, quindi ho scatole su scatole di componenti di plastica e metallo che potete scavare sempre rispettando possibilmente la distanza sociale dagli altri, abbiamo anche il gel igienizzante al tavolo eccetera. Poi me li portate, vi faccio un prezzaccio al volo e acquistate quello che volete. C'è di tutto, da sciagotti metallo a uomini di lucertola vecchia. C'erano finché non sei salito. C'erano finché non sono salito, già ne abbiamo venduti una svanzica. E qualcuno a paesiello. E qualcuno a paesiello. In più allo stand potete vedere la mia magnifica moglie Erika Santarelli che dipinge. Ciao Erika! Molto brava, già pluripremiata, anche andata sul sito di Games Workshop eccetera. Potete vedere Dario Biancheri, che purtroppo bello non è, ma è bravo, della Grimforge, che scolpisce i suoi modelli che poi produce. E potete vedere mio fratello, che è molto grasso, quanto me. E quindi fare un comparison e vedere chi dei due è più pingue. E se dite che sono io, vi caccio dallo stand, ma se dite che è lui, vi faccio il 20% di sconto in più. Quindi avete... Tranne se siete paesiello. Se siete paesiello, niente sconto. Niente sconto, anzi ricarico. Esatto. Invece, quali sono le prossime attività del Galactus che possiamo aspettarci? Quali sono le nuove uscite interessanti a questo punto? Assolutamente. Poi, devo dire che Galactus spazia oltre che nel mondo dell'hobby, per quanto riguarda i giochi, le miniature, le carte di Magic, fumetti, cosa che non fai? Cosa da mangiare? Ancora in realtà abbiamo anche il bar, quindi facciamo anche da mangiare. A posto. Allora, in realtà volevo fare una scusa, ne approfitto pubblicamente, perché a molti non sono ancora arrivati le attestati dell'ultimo Galactus Demon. Perché molti non ci hanno mandato il file, abbiamo incorsi per un po', ma poi siamo fondamentalmente scassati di ricorrervi. E quindi se non ce l'avete mandateci all'email, come detto più volte, il file e vi manderemo la testata. Ma detto questo, purtroppo abbiamo interrotto perché c'è un problema su internet che non riusciamo a risolvere in nessun modo, per cui la diretta salta, quindi appena avremo capito cosa succede riprenderemo un po' di dirette. C'è ancora da fare l'armata in 24 ore che è pronta, quindi faremo un video in cui io medesimo dipingerò un intero esercito di Space Marine in 24 ore senza sosta. Senza morire, tra l'altro. Si ci spera. Dopodiché abbiamo in realtà interesse con la seconda metà dell'anno, finite appunto il periodo delle fiere, dopo il Romix, dopo i vari live che organizziamo anche con l'associazione. Perché fai anche l'ARP. Faccio l'ARP, il 26 settembre facciamo il LARP Western
a Manziana, provincia di Roma, che non è Cost of Long Town, andatelo a vedere. Ma che sono finiti i giorni per acquistare i biglietti con lo sconto. Bravo, ma sei... Quante ne so. Vieni anche tu. comunque dicevo, avremo intenzione di spingere molto il canale YouTube, abbiamo anche varie persone che masticano internet molto bene e di implementare Mauro, che non sono affatto io, è Stefano, lo conoscete, Pavco, più altre persone, e fare nuove attività tra cui Battle Report, che vogliamo fare da tantissimo tempo, e un po' di dirette, vogliamo, adesso abbiamo una lega di Blood Bowl in corso e vogliamo fare il commento in diretta della lega, che è una cosa molto bella, e tante altre cose, quindi seguite la pagina di Galactus Ciampino, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ovunque siamo. E anche su YouPorn adesso. Su YouPorn ci siamo, ma dovete pagare, dovete avere accesso Gold, però... So che devi andare, quindi ti faccio un'ultima domanda, ma è vero che avete pubblicato tempo fa un fumetto tutto vostro? È quasi vero, perché deve ancora uscire, uscirà brevissimo, è un fumetto scritto da me, disegnato da un autore serbo molto bravo, che è Zoran Jovicic. Si chiama Moses, un altro giorno in paradiso. A brevissimo seguite la pagina Facebook e Instagram, vi diremo quando esce, come costa e come lo potete acquistare. È un distopico fumetto in un futuro non troppo lontano in cui un eroe o forse un criminale combatte contro i suoi nemici. Scopritelo e leggetelo. Grazie Mauro! Grazie a te Franco, grazie presto. A tutti! Ciao Vita, ciao! Galattici amici! Ma soprattutto Galattiche amiche! Siamo molto